Ciao bambini e benvenuti in questo nuovo laboratorio. Come potete vedere, oggi siamo ritornati nella piccola fata. L'obiettivo del laboratorio di oggi è quello di andare a creare uno strumento musicale utilizzando degli oggetti che troviamo in casa quotidianamente. Lo strumento che vogliamo realizzare oggi sarà uno shaker. Non so se avete presente quegli oggetti, quegli strumenti che voi shakerate. È difficile da spiegare, è molto difficile. Vediamo che cosa ci serve per andare a realizzare questo strumento musicale. Allora, anzitutto avremo bisogno di un cilindro, per esempio, possiamo utilizzare i rotoli dello Scotex, quindi deve essere un oggetto cilindrico bucato al centro, ok? Semini o qualche oggetto piccolino da andare a buttare dentro al nostro cilindro. Io, in assenza appunto di semini, ho deciso di utilizzare dei sassolini, della ghiaia molto piccola. Abbiamo le nostre forbici dalla punta arrotondata, lo scotch, abbiamo bisogno dello scotch, e poi abbiamo bisogno di un foglio di carta, meglio se cartoncino, perché almeno sarà più resistente. Bene, andiamo a realizzarlo. Non manca la matita, secondo te? No. Oh! Facciamolo piena qua nascosta. Ok. E abbiamo bisogno anche di una penna o di una matita perché ci servirà per andare a realizzare il nostro cerchio sul foglio di carta. Bene. Allora, la primissima cosa da fare è quella di appoggiare il nostro cilindro e riprodurre la circonferenza sul foglio. Ok, abbiamo realizzato le nostre due circonferenze. Quello che adesso dovremo fare è prendere la forbice dalla punta arrotondata e andare a ritagliarle. Bene, abbiamo fatto quelle che dovrebbero essere le nostre due circonferenze, che non sono circonferenze nel mio caso, ma voglio dire, devono comunque coprire la parte superiore e inferiore del cilindro e per noi va più che bene. Dunque, è arrivato il momento di utilizzare lo scotch. Quindi prendiamo il nostro scotch, prendiamone un pezzettino fino a ricoprire tutta la parte superiore del cilindro. Per chi non lo sapesse, c'è Martino che mi sta accompagnando in questa avventura. Saluto Martino. No, buongiorno, buon salve, non so se mi si sente da qua in fondo, ma ci sono. Riempite completamente tutta la parte superiore del cilindro. E mi raccomando, non lasciate neanche uno spiraglio perché soprattutto se doveste utilizzare dei semini, con l'andare del tempo potrebbe succedere che i semi attirano moscerini e di conseguenza vi troverete poi degli spiacevoli inconvenienti. Di conseguenza è sempre buona norma chiudere bene 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 con lo scotch tutta la superficie superiore e inferiore del cilindro. Quello che andremo a fare adesso è ovviamente andare a riempire il nostro tubetto. Adesso che siamo arrivati a questo punto, non ci resterà che sigillare anche l'altra estremità del cilindro. Oh, è bello poter parlare sapendo che puoi tagliare tu stesso le cose che dici. Perché noi taglieremo tutte le cose che diremo, tutto. Bene, abbiamo chiuso anche l'altra estremità e come vedete l'abbiamo praticamente finito, almeno nel meccanismo, vediamo se funziona. Funziona, quindi abbiamo realizzato il nostro shader. Bene, l'abbiamo finito, però così è un po' bruttino da vedere. Ci piacerebbe colorarlo. Ma visto che siamo alla piccola fata, potremmo pensare ad un modo più creativo e più divertente. Quindi, che cosa potremmo utilizzare? Di lana. Possiamo utilizzare la lana e ricoprirlo completamente da cima a fondo con un gomitolo. Ovviamente la nostra idea è quella di utilizzare un gomitolo abbastanza spesso, anche perché sennò ci mettiamo una vita. La prima cosa da fare, appunto, è prendere l'estremità del filo e attaccarla alla base del cilindro con dello scotch. Così, alla base. E poi iniziamo a farlo ruotare attorno. Quando arriviamo alla fine dobbiamo necessariamente fermare il filo e per farlo quindi facciamo come abbiamo fatto all'inizio, cioè prendiamo lo scotch, un pezzettino, lo avvolgiamo su se stesso, lo mettiamo qua sull'estremo superiore del cilindro e poi vi facciamo passare il filo. Bene, l'abbiamo finito, ecco, e questo è il risultato. Noi l'abbiamo fatto monocolore, ma voi potete benissimo utilizzare più gomitoli di lana e quindi divertirvi a farlo di tutti i colori che... Come potete vedere, nelle basi, in questo caso per noi si vede lo scotch, quindi potremo benissimo incollare con un po' di colla vinilica o con la colla normale stick degli altri cilindri colorati. Vogliamo andare a ritestare adesso, dopo che l'abbiamo finito, come effettivamente si sente.
direi che si sente benissimo. Bene bambini, ora potete sbizzarrirvi a creare tutti gli shaker che volete e a costruire una banda musicale. Allora bambine e bambini, io vi ringrazio per avermi seguito e avermi dedicato anche oggi pochi minuti del vostro tempo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!